Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, diamo inizio a questa prima lezione online di atletica leggera. Qualcuno di voi già mi conosce, sono l'allenatrice dei più piccini 2014-2015 e oggi terrò una lezione per loro e anche per i 2013, quindi diciamo le nostre tre categorie dei più piccoli. La lezione si dividerà in due parti, una prima parte in cui vi spiegherò un gioco che può sostituire la corsa che di solito facciamo a inizio allenamento per riscaldarci un pochino e la seconda parte sarà un pochino più tecnica e prevederà diverse attività che di solito facciamo a lezione e che adesso vi riproporrò in formato un pochino più contenuto. E dal momento in cui a casa certo non si può correre, e per lo spazio limitato, poi perché daremmo fastidio a chi vive sotto, vi propongo un'attività che può sostituire una corsa, la corsa. In questo caso si tratta di un gioco, e un gioco che potete fare in compagnia dei vostri genitori. Che vi possono certamente aiutare a realizzarlo. Questo gioco sicuramente lo conoscerete tutti, è un gioco che io stessa facevo all'asilo e i primi anni di elementare, si chiama sacco pieno, sacco vuoto e sacco mezzo. Come vi dicevo prima, i vostri genitori se possono vi aiutano, piuttosto che i nonni, chi può aiutarvi. E dovranno semplicemente dirvi, mettendo magari una musica sottofondo per ritmare un pochino il gioco per renderlo più divertente, dovranno darvi delle indicazioni. Le indicazioni sono tre: sacco pieno, che prevede appunto una posizione, la posizione retta, sacco vuoto, che prevede di accucciarsi, e sacco mezzo, ovvero una via di mezzo, ok? Un po' come se fosse uno squat. A questi comandi voi dovete quindi compiere questi tre movimenti e il gioco prevede che i comandi vengano dati sempre più velocemente, quindi sacco pieno, sacco vuoto e sacco mezzo sempre più velocemente. E una volta che sbagliate perdete punti e dovete ritornare appunto al livello iniziale. Più si va avanti, più il gioco diventa divertente e potete guadagnare punti. Sarebbe bello farlo anche magari se avete fratelli, farlo in compagnia, così che potete vedere chi è più forte, chi meno, chi vince, chi perde e avere la vostra rivincita. E la seconda parte dell'allenamento, quella un pochino più tecnica, invece si concentra sulle andature. Le andature conosciute con questo nome per il 2013, per i più piccolini sono gli animaletti che facciamo a inizio lezione, appunto perché ricordano simbolicamente gli animali. E adesso ve ne farò vedere qualcuna e dal momento in cui è difficile magari farle da un punto all'altro della casa per mancanza di spazio, se volete potete farle anche sul posto, altrimenti potete sempre con l'aiuto dei vostri genitori posizionare un segno che sta a indicare il punto di partenza e un altro segno che sta a indicare il punto di arrivo. E appunto se non ci sono problemi di spazio. La prima andatura è conosciuta con il nome di cavallo per i più piccolini, per i più grandi skip. Quindi mi metto lateralmente in modo tale che possiate vedermi meglio. Ci ricordiamo sempre di muovere le braccia, le ginocchia vanno in alto. E il piede è a martello, mai con la punta tirata, quindi. Ok, questo è lo skip, il cavallo. Lo facciamo diciamo che possiamo scegliere se fare 10 battiti, quindi 1, 2, 3, 4, oppure farne 20, che sarebbero 10 per gamba. La seconda attività è la gazzella, conosciuta da altri come la calciata dietro. Quindi in questo caso il ginocchio non va in alto, ma il piede va indietro. Dobbiamo quasi calciarci i glutei, ok? Quindi le braccia si muovono sempre e faccio la gazzella, ok? Questa è la seconda attività. La terza invece è conosciuta da tutti con il nome di rana. L'importante è che le braccia vadano bene in alto sopra la testa,
Dopodiché le abbassiamo in mezzo ai piedi e saltiamo in alto, quindi in basso, in alto, in basso, in alto, in basso, in alto. Ok, questa è la terza. Dopodiché arriviamo alla quarta, la penultima. La quarta attività è il coniglio. Ci abbassiamo, mani davanti ai piedi. In questo caso sono i piedi che si alzano. 2, 3, 4. Lo facciamo per 10 volte. Arriviamo all'ultima. Ci aiutiamo, mi giro, ci aiutiamo con le braccia al canguro. E saltiamo in alto. Ok. Per finire l'allenamento un po' di stretching. Piedi divaricati, andiamo giù. Tocchiamo in mezzo ai piedi, mano sinistra, piede destro,